Circa 4,7 milioni di italiani hanno finora usufruito del reddito di cittadinanza, soldi che però hanno raggiunto poco meno della metà dei poveri assoluti, il 44%, ovvero coloro che sarebbero i primi destinatari di una tale forma di sostegno. Caritas Italiana su questo fronte individua le priorità: aiutare chi versa nelle condizioni peggiori, ma accanto alla componente economica garantire adeguati processi di inclusione sociale. Io uso un'immagine molto semplice, cioè dico: quando una persona sta negando bisogna fare in modo che stia a galla, quindi in qualche maniera un reddito, diciamo, perlomeno di base, di contrasto all'immediata povertà bisogna comunque garantirlo, però bisogna fare poi in modo che questo reddito possa raggiungere davvero i poveri, perché chiaramente se esclude gli stranieri, per esempio, se non differenzia le aree anche geografiche, perché i costi anche della vita sono molto diversi, se non garantisce, non offre un sostegno in particolare alle famiglie numerose, certamente è una misura che è servita, serve, ma va comunque sicuramente migliorata. Il 21esimo rapporto povertà di Caritas Italiana offre alcune proposte di rafforzamento, dalla capacità di presa in carico dei comuni all'attenzione che va data ai nuovi progetti in partenza finanziati dal PNRR, tra cui il programma pensato per rafforzare i percorsi di occupabilità di disoccupati, lavoratori poveri o fragili, beneficiari di reddito di cittadinanza. 3 milioni di persone da formare o riqualificare entro il 2025, di cui il 75% saranno donne, disoccupati di lunga durata, giovani under 30 e ultra cinquantenni. Una platea che per lo più combacia con quanti si rivolgono ai centri e servizi Caritas.